Va bene, si gioca per la penta con Gwen, va bene. Anche in jungle Gwen è un problema, Gwen è fortissima jungle, non ha senso non giocarla anche lì. Non è meglio della top. Non sei limitato a una sola lane, puoi andare dove vuoi. L'unica cosa bella della jungle. Banniamo sto cesso. Ragazzi, giusto, ma siamo stupidi. Facevamo Mastery? Mastery era pentakill assicurata. Vabbè, my bad. Ci siamo dimenticato del campione. Cioè, così no, scusami, la spada di build è ancora viabile. No, fa cagare al cazzo, non giocare più. Non sai quanto sono triste nel doverti dire sta roba? La mia build preferita, che non si può più fare. Ma vabbè. Purtroppo, Rito ha distrutto tutto quanto con questa nuova patch brutta. Cugino Pro Streamer ha detto che la spada di build è brutta? Sì, ma la Madonna! Ma cioè, io voglio fare penta che mi piccano a Mu, Leona tra i primi due pick. Due tank pieni di stun. Impossibile così. Ma che cazzo? Qua è già persa la penta. A Mu lo sciogli, ma li sciogli i tank, lo so, ma c'hanno anche i CC questi. Non sono tank tipo senza CC. Non sono tipo Mundo. Sono dei tank che insieme ti fanno una combo di 10 secondi di stun. No tank. Se la gente si ostina a prendere Teemo top lane, ci troviamo sempre così noi. But we got Teemo in OP. Esatto. Dai, è fattibile. Alla fine hanno solo fonti di danno fisico. Gwen, Leona e Mumu fanno un po' di danno magico, ma non così tanto. Quindi danno solo fastidio. Ma il flash e non ghost, giusto per chiedere. Boh, il ghost mi fa schifo. Quindi lo gioco pochissimo. Veramente solo su Lamborghini ed Hecarim. Qualsiasi altro champion praticamente no. Pensando ad altri esempi, ma adesso non lo giocherò più nemmeno su Lamborghini, quindi per meno. Qualsiasi altra summon su Gwen a parte il flash. Io non capisco, ragazzi, perché vi ostinate tanto a non prendere il flash. Beh, nel senso, sembra che lo facciate apposta. Che è no perché Gwen non ha bisogno del flash perché c'ha già gli scatti. No. Flash è forte, punto, su qualsiasi champion. Non è mai sbagliato prendere il flash. Perché vi permette di fare una kill, magari di usare le vostre spade in una maniera che il nemico non se l'aspetta. Sei meno prevedibile. Puoi fare un bel engage con la ulti che uno sarà. Flash RQ, puff. Quante volte l'ho fatto? Ho giocato le prime partite col flash, poi ho iniziato a non giocarlo più. In caso vi ricordo il video dove ho giocato Gwen, qua abbiamo giocato Gwen, vinco stando solo in top, oppure qua ho fatto pentakill con Gwen. Un mese fa sciolgo le barre della vita come burro e avevo il flash ed ero jungle. E adesso cerchiamo di fare pentakill come in questo video. No, non ero jungle? Sì, ero jungle. Avevo lo smite. Avevo il flash. Andiamo. Benvenuti nella landa degli evocatori. Secondi alla generazione dei minion. Io sono arrivato a con Kata, sfinimento ustione. Tu basta con sta Katarina. Ma si parla solo, cioè il champion che di più si parla solo di lei, ma nessuno che magari parla, che ne so, di Urgot, che ne so, di Jahn. Sembra che si parla solo di Katarina. Com'è possibile? Cioè io la odio e sento sempre solo parlare di lei, ma solo Katarina main che mi seguono. Io vi odio allora, sappiatelo. Vi odio tutti. Minion in azione. Io ripeto, non vedrò più le grafiche di codice come le fa lui, ma come le disegni per spiegarle. Comunque, quando le bet non le sono state ancora fatte? Sì, ci sono le bet, ragazzi. Oh. C'è la bet, quante pentakill farà? È lì. Adesso io non la vedo, mi spiace. C'è la bet. Se era cellulare, sì. È buggato il cellulare. Perfetto. Primo top ha già dimostrato di essere un cesso, meglio per me, perché giustamente io devo fare penta, quindi se il mio team fa schifo è meglio. Se il mio team fosse forte sarebbe più difficile. Cugino, scusa di sur, ma hai qualche consiglio per migliorare anche se faccio partite tutti i giorni? Vabbè,
A volte non basta fare partite, ma devi anche sapere che cazzo fai. Comunque sicuramente giocando tutti i giorni e capendo quello che fai e dove sbagli, quando sbagli eccetera, sicuramente ti aiuta tanto. Mi certo più rispetto a fare poche game al giorno, quello è scontato, però a volte, che ne so, prenditi del tempo per guardare un po' qualche tuo replay, capire dove sbagli, guardarti delle guide, spiegano magari delle meccaniche, delle cose in più. Da capire qualcosa. Ops. Ho fatto 5 gol. Un nemico è stato ucciso. Devo tenermi le stack per eventuale incontro. Ah no, vabbè, bot. Deduco che quel Mumu non abbia preso il blu. GG per Morgana che ha fatto un ottimo save. Smangolas a livelli esorbitanti. Va, andiamo bene che tanto lui aveva già preso tutto. Aspetta, sospendi questi. Ok. Molto bene, molto bene, molto bene, molto molto bene. Sicurezza, come se nulla potesse nuocere. Che bella Gwen, il mio champ preferito. Molto bene, ragazzi. Gattocorum permaflammato per i minions, ma forse anche perché gli ha preso una kill, non lo so. Sono uno pari, però quali minions? Cioè, ha gli stessi farm di Leo, gli stessi farm di Leo. Sicuramente gli prende il farm con la W, è normale, Morgana succede, però vabbè. Ezra è il minacciatore. Ezra ha scritto che se prende un altro minion per sbaglio va. Beh, in caso sappiamo come giocare e rendere il game più interessante e fare in modo che i nemici non surrendino o surrendino meno. Vogliamo un compagno. Basta rubargli un minion, questo impazzisce e se ne va. Zix full AP, la sua ulti deve essere devastante. Rubati tre daghi, dove bar un OP, lo adoro Zix, è molto bello, sì. A me piace la build per demolire le torri, poi in caso lo rifaremo. Ok, Morgana troll. Didn't come for that. Cioè non sei andato ad aiutarlo. Un'azione, vabbè. Solo lui va mid. Ciao ingegnerino, buonasera. Drama game, ragazzi. Sarebbe stata una free win. Che cazzo ce ne fotte delle free win? Zela, siamo qui per far la penta. Poco per lo sborone, dai. Guarda che fa il figo, tizio. Stai zitto. Ok. Yasuo ci saluta. Abbiamo fatto il nostro dovere gankando la top lane. Oh madonna mia, che cazzo è successo? Io devo far pente qua, si stanno tutti a flammare. Ho preso Morgana perché hanno tanti CC, ho fatto bene. Dai, zero che lo pinghiamo un po'.
Nuba dice. Proprio non ho vision. Mo ci muoio dal blu red. Grazie mille. Mamma mia, questo vuol dire avere un support, ragazzi. Comunque far penta contro loro, ve lo dico, è tosta. Per Leona Mumu. Tank e CC. Se non c'è un imbecille non è lo elo. Scusa cugino, ma devo andare perché domani ho scuola presto. Non uso giustificazione perché mi dice che è esaurito. Non ti preoccupare Mike, sei giustificato, dai, non ti preoccupare. In questi giorni sono io che dovevo giustificarmi con voi, ma finalmente va tutto bene, quindi posto così. Un nemico è stato ucciso. In ogni partita deve esserci un imbecille. Va bene comunque. Ok. You don't like free wins? No. Nobody likes them. Prego. Senti, mandalo a Afka, già rotti i coglioni sto tizio. Rubagli tutto lo farm. Basta, basta, basta. Fallo impazzire, ti prego. Basta, mi sono rotto le palle di leggere il bimbo che, il bimbo merda che si mette qua a scrivere. Io sono fortissimo, infatti vengo con la partita. Facciamolo tiltare, vaffanculo, va che se ne vada perché ha rotto le coglioni. So che starei bene. Gente che se non gioca è meglio, ma infatti, che due palle. No, lo pingo. Vattene via. Cioè... cioè, non è cattiveria, ragazzi, però veramente, ha rotto le palle. Morgana, gioca bene. Giuga bien. Porfa. Eh sì, anche perché abbiamo solo lei. Per dire che fa tutto lui. Sta facendo tutto lui, sì, fa tutto lui. E poi non ha nemmeno le palle di andare AFK davvero come dice. No, l'ha preso il veleno di Timo. Peccato, vabbè, dai. Vabbè, ho stesso. Yasuo è stato più letale del previsto. Pensavo di perdere molta meno vita. L'ho preso troppo alla leggera. Che toccherà lasciarglielo perché io ce l'ho solo tra 20 secondi il coso. Attaccate l'Herald, l'Herald, attaccate l'Herald, ragazzi, l'Herald, veramente si resetta, se no no. Ok, bene bene bene. Grazie a Dio. Easy. Quanto è forte Gwen. Ma
Vladimir, che cazzo vuoi che facciamo? Serie di uccisioni. C'è il massimo che posso fare. E adesso possiamo anche andarci a fare il drago. Stupenda Gwen, sì sì sì. Mi sa che è meglio lasciarlo perdere, però quella torre bot. Mi piacerebbe molto tirare l'Herald bot e farmi la prima torre con le plate. Vieni, vieni, vieni. No, prende solo Ezreal. Giuro che calla, ho capito, ma tra 30 secondi scade. Lo so. Non faccio le cose ordinarie io. Io sono pazzo, dovreste saperlo. In realtà qua facciamo anche fare delle azioni. No, mi è stata la ult, peccato. Bene, va bene, va bene. Zero è troppo forte. No, Zero è troppo forte. Ho paura che surrendino i nemici. 7-4. L'ho detto di smangolarli più. Davvero, sii cattivo. Fottigli il farm. Quando ti ho detto, cioè, tu gli hai fatto 6 di farm da quando ti ho detto quella roba prima. Cioè, non, veramente, non avere pietà. Tanto è un pezzo di merda. Chi se ne frotte. Almeno così ho un motivo davvero per odiarti. Ok. E adesso abbiamo fatto nascere tutto, andiamo con Sagomalanda, che è detta Salamandra. E qui il nome Salamandra Build. Buono, buono. Ok. Ho un po' paura per la partita perché, ripeto, vedo questo Ezreal così molto sicuro di sé, giustamente Smurf. Quindi sappiamo che purtroppo potrebbe fare 1v9, questa cosa potrebbe far sorrendare i nemici. Stiamo giocando per la penta, ricordo, non per... Non ci credo. Ma l'ha guardato. Ma che cazzo, che sfiga. E se uno dei nuovi item posso workare con Gwen? Non... Gioco Gwen proprio per non buildare i nuovi item, giusto per farti capire. In questi giorni sto giocando una sessione, siete accorti prevalentemente Champion AP, perché così quegli item sono cambiati. Si è pure salvato questo bastardello. Però vabbè.
Vediamo, vediamo. Ora provo anch'io con il jungle, vai, vai, vai. Senti, lo lasciamo lì quello. Urca. C'è Leone e Mumu. Io sto fermo qui e muoio tanto. Aspetta. Sono riuscito a salvarmi. Un alleato è stato ucciso. Fortissima sta cosa. Champion, ammettiamo che è un po' forte. Comunque la Mumu e Leone insieme fanno troppa paura, cazzo, gli incubi, traumi di star fermo immobile. Veramente con Shyvana Salamandra scanna troppo, sì, mamma mia, se Shyvana Salamandra, roba. Ok, tolto. Bene, bene, bene. Ovviamente non puntiamo già adesso a fare la penta perché sembra un pochino presto. Non sono ancora abbastanza fiddato. Non ho nemmeno due oggetti. Ok. Invece puntiamo a farla subito. No, morto. Come, come piga la Gwen, hai visto come, come picchia? Eh? Molto bene. Prossimo item, Rabadone. Aspettiamo i gold, non compro nulla. Meglio tenerli che buttarli. La tua squadra... Ultimo tentativo, tornato di Yasuo, siamo a posto, però... Stiamo facendo comunque il possibile. C'è un ultimo game, sì, è l'ultimo game. L'ultimo game questo che oggi ne ho fatti addirittura 5. Le sere scorse ho fatto meno, ma oggi facciamo di più. Proprio perché dobbiamo recuperare il fatto che i giorni scorsi io abbia giocato molto svogliato. Adesso mi sono finalmente ripreso, quindi grazie a tutti quanti ragazzi per il supporto che mi avete dato in questi giorni. Scusate veramente se mi avete visto giù, se mi avete visto afflitto, triste e tutto quanto. Ma adesso come avete visto mi sono ripreso, sono tornato a essere il cugino di sempre. E questa è la cosa che ci importa di più. No, però il drago dei tank pure... No, eh. Mamma mia, sti draghi, quanto cazzo tankano. Peccato per i danni di Yasuo, veramente ingenti. Molto fiddato, ragazzi, infatti ha già l'infinity la static. Ora fanno loro la penta. Però non sono riusciti. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Yasuo danni enormi. Yasuo danni enormi, anche Nila vedo che ha 12 kill. Porca troia, più di quello che mi aspettavo. Cazzo l'ha presa tutte queste kill. Hanno distribuito le kill nel modo perfetto loro. Assist sui tank e kill sui carry. Piana inutile. Noi ovviamente non abbiamo frontline perché abbiamo team top. Ora hanno Leona e Mumu. Avessimo avuto, che ne so, noi un tank top da fronteggiare quello, sarebbe stato molto molto più facile. Invece, anzi, con team peggio,
Non abbiamo nemmeno la frontline che ci aiuta per fare la penta, e anzi abbiamo un rischio che ce la rubi, perché tra il veleno e gli Endri sono due fonti di danno che sono veramente cattive per la penta. Ovviamente tutto quello che dico, tutto quello che faccio, tutto quello che sto spiegando lo faccio in vigore, in visione della penta, ragazzi, assolutamente. Sesto triangolo, ah, bello, bello, bello. L'unica cosa bella di Timo in questo game. Il resto è merda. Cioè, i nemici avevano pure la taglia sulla nostra torre. La tua torre è stata. Adesso siamo avanti leggermente di qualche gold. Il coso devi darlo a me, sennò io vengo costantemente stunnato. Guarda. So che sei l'abitudine darti il Black Shield da solo, però hai preso Morgana, ricordati perché. Questa era tripla. Probabilmente anche di più. Forse facevo quadra col Black Shield, perché non avrei subito tutti quei danni mentre mi stunnavano, anzi li uccidevo io. Va bene. Comunque, il fatto è ok, a posto, siamo 26-25, quindi non penso sul rendino, anche se abbiamo solo, anche se stiamo distruggendo questo, però abbiamo solo una kill più di loro. Serve assolutamente un po' di armor per resistere a Nila e Yasuo. Ma adesso abbiamo finito il Rabadon, quindi ora easy danni. Cazzo, ma ho fatto le scarpe attack speed veramente? Ho sbagliato, di solito faccio con le magic pen, mi sa. Non mi ricordo. Penso che di solito faccio con le magic pen, sì. Beh, lo stesso. Sono probabilmente sbagliato, ma non è una cosa così grave, nel senso che comunque l'attack speed è buona, visto che comunque è una build basata su fare tanti attacchi. Quindi vabbè, lo stesso. Devo fare di peggio. E come il vento odo stormire. Ah, funzionano bene. Gino, hai visto il build di Veigar con lo strumento che ho lasciato con un attacco? Ciao Enrico! No, non ho mai sentito parlare. Che cos'è questa novità? Davvero esiste una roba simile? Incredibile! Cazzo, mi è aperto un mondo. Poi mi informerò sicuramente e ti faccio sapere. Beh, io me ne vado. Perché mi insegui? Io sto scappando, c'è l'altro che ti attacca. Numero 28. Ok. L'ha fatta Fieri l'altro giorno. Ah, indovina. Pensa a te, eh? Pensa, io conosco questa build da prima ancora che lui la facesse. Cioè da un mese. Ed è un mese che mi chiedete ancora di fare sta cazzo di build. E non la voglio fare, basta. Lo sappiamo, il nuovo troll pick del momento. Tutti fanno sto schifo. Benissimo. Porca puttana, nonna mia. Mi fate proprio... Fate apposta, secondo me. Lo fate apposta. Va. Solo lui. L'ha fatta solo lui. Incredibile, ragazzi. Due palle. Sto cazzo di Veigar veramente sarà la rottura di palle di sta nuova patch. Ne posso più. Me ne vado. Vado a farmare un po' di campi che ho bisogno di gold. Let's gold.
Questo sarebbe da fare Tasha P, almeno ne vega divertente, sì. Weekend duo. Ma chissà di. Hai fatto un cazzo del tuo Baron. I don't want. Oh my god, lui non vuole vincere. Il mambo. Comunque la Resonita e Azuri ci sono Tavi. Sì, ma non va bene. Fra, ho capito che sei appassionato di Gwen, però basta, nel senso, non sono qui per giocare Gwen e fare la cosa giusta, sono qui per fare pentakill. Ok? Quindi se io vedo che il fight inizia e un mio compagno prende pentakill, io non lo continuo il fight, non faccio danni, altrimenti vinciamo il fight. Se vinciamo il fight, pushiamo, vinciamo il game, siamo fuori dal game, non abbiamo fatto pentakill. È questo che vogliamo? Siamo qui per far pentakill e proviamo a far pentakill, o pentakill o morte. Cioè, non è che sono qui per fare, ah, giochiamo Gwen bene, la spiegazione, l'abbiamo già fatta la Gwen spiegazione, tutte quante video dove spiego come si gioca. È ovvio che adesso abbiamo un obiettivo differente. Siamo qui con un obiettivo unico, quindi si gioca in modo diverso. Hai guardato. E niente, troppi CC. Amumu mi ha incollato prima ancora che potesse mettermi il Black Shield Morgana, purtroppo, quindi siamo stati fermi a farci stunnare come delle merde. Un obiettivo superiore, beh, direi proprio di sì, cazzo. Pensa che genio, sì, hai visto Serif. Chissà, mi immagino dove l'abbia vista anche lui. Sarà mica che gliel'hanno spammata 10.000 volte anche a lui. Oh, gioca Baker che one shot con l'attacco base. Ah. Solo che lui, a differenza mia, vi fa i pick, i troll pick, quelli classici, quelli che si vedono tutti. Nasus AP, il Trash AP, il Veigar che shotta con l'attacco base. Io invece cerco dei troll pick nuovi, più ricercati, cerco nuove build, cerco novità, ok? Non le cose classiche si fanno da sempre. Nasus AP sono 10 anni che esiste ed è sempre così, per esempio. Io cerco delle build nuove, ok? Cerco di portarvi delle novità, come appunto lo era stato Lamborghini, come appunto lo era stata Kaisa della missile build, come appunto lo è stata Senna la fastidiosa, come è stato Singh del contadino, come è stato il... come si chiama? Me ne era venuto in mente un altro, vabbè, ovviamente l'Explodi build, l'Oxin Zhao AP, le Omni build, tutte quelle robe lì, ragazzi, cioè... Mannaggia, quella Nila che è inattaccabile mentre fa la W, non posso farle danno. Lei preme W e non subisce attacchi base, che palle. No, no, è un team terribile contro cui far penta, ragazzi, mi dispiace. Due tank e un tizio che non subisce attacchi base. Cioè, io sono stato lì veramente ad attaccarle e lei non subiva danno, intanto mi shottava. Che cazzo di champion, fortissimo. Cioè, io mentre sono in W non subisco danno dall'esterno. Però dall'interno sì. Lei invece proprio pisce danno e basta. Secondo me qui ho sbagliato. Vabbè. Anche Yasuo molto 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 bravo. Purtroppo ci è andata male la partita. I nemici sono molto più in gamba di quanto mi aspettassi. E hanno un team contro cui far penta è veramente difficile. Yasuo e Nila veramente in gamba e Amumu e non li supportano, non li supportano bene. L'avvezza fa più delle chance. Comunque pensavo che Veigar con la sormezzo sarebbe una bella build. È vero, Jimmy. Cazzo, è bella questa idea, sai. Io ci metterei anche la static, perché Veigar può fare AP infinito, la static scala bene con l'AP, e quindi significa che tu fai un attacco base che letteralmente shotta tutti. Poi ve lo faccio vedere, ragazzi. Vi spiego questo nuovo pick, visto che è una novità.
Secondo me nessuno se l'aspetterebbe questa cosa. Poi vi illumino l'immenso. E avuto la stessa idea, quella stata di colpi. Minchia, cazzo! Coincidenza, madonna, Jimmy, siamo dei geni. Dovremmo pubblicizzare questa build e dargli un nome. Come lo chiamiamo? Come lo chiamiamo questo Veigar che shotta con attacco base? Avrei un nome, Esplodi Build. Ecco qua, esplodi con un solo attacco base. Ecco la nuova Esplodi Build del 2023. Si fa solo su un champion e basta. Invece che farla su tutti i campioni del gioco, adesso si fa solo su quello. Avete capito, ragazzi? Prima l'Esplodi Build si poteva fare su tutti, adesso che si fa solo su un champion tutti a dire oh, hai visto? Cazzo! Niente, deve essere diversa. Sì, è pure Windows. V5 non si può, ragazzi. Niente, non si può, non si può. Troppi CC. Secondo me devo doggiare quando ho visto Mumuleona. Però ho detto, vabbè, proviamoci lo stesso, ok? Perché magari fanno schifo. No. Cazzo, my bad. Devo doggiare e andare alla prossima champ select. Non si può fare penta quando vediamo Mumuleona, ragazzi. Cioè, io se fossi stato nella Z penta avrei doggiato. Quindi non l'ho fatto giusto per non stare a perdere tempo. Ma alla fine non siamo riusciti nel nostro obiettivo. E mo mi sono rotto le palle. Finiamo il game. Peccato. Ci ho provato fino adesso, siamo andati oltre il minuto 35. Sappiamo che dal minuto 25 al 35 è il momento in cui migliore per farle penta. Poi basta, purtroppo. Proviamo con le altre scarpe, quelle che volevo fare prima, ma tanto ormai. Proviamo. Andiamo a pushare e buona lì. Unlucky, unlucky, unlucky. Alla fine sto a 0 alla smurf, ha fatto un po' cacare. Se la credeva tanto, it's free win, poi... ho fatto schifo al cazzo. Questa non si pesce niente. No, finisce la W, hai visto? E finisce anche la tua vita, puttana. Andiamo dal Baron perché sennò questi non ci seguono. Cazzatissimi, eh. Oh. Eh no, stai cazzi, sono tutti morti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Mi spiace, signor Zavitti, non siamo riusciti a dedicarle una penta, ci abbiamo provato, però è incredibile comunque il tentativo di cucinare pro streamer nel cercare di fare una penta che incontra una squadra del genere così tosta, ma possiamo soltanto dire grazie. Voglio morire dalla torre. Peccato che non mi ha dato doppia.
Va bene, va bene, va bene. Qua ci abbiamo un po' di goldini. Troppo non erano sufficienti per fare qualcosa. Può fare così e poi Lich Bane per fare più danno possibile. I nemici hanno... Veramente sono tutti full lifesteal comunque. Poi Nila aumenta ancora di più lifesteal. Comunque 1, 2, 3, 4. Solo in 2 hanno 4 oggetti lifesteal più questo che cura. E veramente, veramente grossi. Hanno preso pure il drago. Ezreal se l'è fatto rubare da Yasuo. Wow. Pure il drago dei tank. Il peggior drago quando vuoi fare kill perché rende tutti più tank. Mi ricorda un po' i bad game della Z Penta questa cosa. Quando avevamo tutto contro ed era difficilissimo. Peccato. Però beh, comunque sono partite intense con Tepico. Meglio montagna che infernale in questo caso per loro. Se avessi avuto l'infernale è ancora peggio, ancora più danni. Stavo pensando... Ma servirmi Magic Pen? Un po' sì. Serie di uccisioni del nemico. Proviamo così. Proviamo così. Comunque i cooldown sono bassi, quindi ci sta. Prende, secondo me così è ok. Almeno riusciamo a sciogliere un po' prima Mumu e Leona, che sono i grossi problemi. Oddio! Porca puttana, che sfiga. Con la Lich Bane qua era la kill su Yasuo, eh. Vinciamo di minion. Sì. No, stava attaccando Qiyana. Com'è possibile che stia attaccando Qiyana? Pure. Con Lich Bane era la kill qua, eh. Sì, forse ci poteva stare il Morello. Però io voglio shottare. Quindi non dargli nemmeno possibilità di curarsi, che è ancora più forte come metodo. Quindi vediamo con la Lich Bane come va. Se non va bene vendo la Lich Bane e prendo Morello. Troppo non va bene. Ma penso che non cambiava niente nemmeno col Morello. Proprio ha troppi danni e basta sto tizio. Yasuo è quello che non riesco ad affrontare. E anche Nila in realtà forse. No, forse Nila sì. Nila in 1v1 sì. Yasuo non si può. Anche col Morello ragazzi vinceva. Cioè è troppo avanti lui purtroppo. Tra i Baron e Anima del Drago e tutto. Niente. Vabbè GG. Comunque ci abbiamo provato. Penso che sia stato lo stesso un game interessante e intenso. Volevo provare così ragazzi, volevo provare così perché prima Yasuo è rimasto veramente con uno di vita quando gli ho fatto tutta la combo e sicuramente il danno in più della Lich Bane mi avrebbe aiutato, però era una situazione diversa rispetto a questa qua. In 1v1 non potevo andarci così dritto per dritto. Yasuo è un champion che arrivi a un punto... troppo forte, basta tasto destro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Not bad, not bad, ragazzi. Comunque, primi in danni, quanto Yasuo 62.000 come lui. Ovviamente mi stavo addormentando. Sì, secondo me è un game verso la fine un po' noioso, però vabbè. Va bene, va bene. Purtroppo, ragazzi, è sempre noioso giocare contro champion che ti fermano tanto. Comunque, sti cazzi, io mi sono divertito per quello che potevo fare, l'ho fatto. Ho dato il massimo, loro erano nettamente più potenti e quindi
non ho potuto fare la mia penta. Comunque, ci abbiamo provato, tentativo è andato a buon fine. Esatto, l'importante è sempre tentare. Mai arrendersi, ed è giusto così. Ora, no, più che la corazza che aumenta le cure, lì sì, era meglio o morello o ancora più armi, ma vabbè, sti cazzi. E mi è piaciuta comunque questa partita, sì, è piaciuta anche a me. Non abbiamo vinto, ma non è l'importante quello. L'importante è aver passato una live divertente. Esatto, l'importante è che ci siamo divertiti. E oggi, per una volta, dopo tante live, finalmente mi sono divertito su LOL. Era un po' che non mi divertivo, oggi finalmente mi sono divertito. Quindi, ragazzi, un salutone da me, Ugyurap lo streamer. Vostro streamer preferito, Dio delle pente, chiedete... Va bene, buonanotte ragazzi, ci becchiamo domani. Diventerà pazzo lo stream, si diventerà pazzo. Buonanotte cugino, l'importante è che Ezra abbia perso. Bene, ma non mi frega niente di perdere, invece boh, lui non lo so. Bene signori, buonanotte, ci becchiamo domani. Adesso per me è ora di cena. Mi raccomando, non fate puttanate.